È avvenuta ieri sera l'accensione del secondo tratto di pubblica illuminazione a LED sul lungomare di Agropoli. I lavori sono consistiti nella sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con 9 lampade a tecnologia LED. Tali opere di ammodernamento hanno avuto quali obiettivi l'efficientamento energetico, l'adeguamento del risparmio energetico, il rispetto degli standard di sicurezza ed il contenimento dell'inquinamento luminoso. Erano presenti il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi e gli altri componenti dell'amministrazione comunale, oltre ai funzionari comunali di riferimento e i referenti dell'impresa esecutrice. Il nostro lungomare è bellissimo, è il nostro bigliettino da visita, siamo felici e orgogliosi che quest'oggi potremo avere ancora un lungomare ancora più illuminato, ancora più prestante per i turisti e per i tanti cittadini che accorrono in città. Non solo l'illuminazione ma anche decoro urbano con l'insegna di Agropoli, con questa nuova illuminazione che verrà installata all'inizio lungomare per far sì che Agropoli diventa sempre più una città turistica accogliente e che piace ai nostri concittadini e turisti. Riqualifichiamo un altro passo per la riqualificazione del nostro bellissimo lungomare, ma che va nell'ottica non soltanto del risparmio energetico ma anche e soprattutto per una maggiore sicurezza stradale e pedonale, perché sappiamo la maggiore efficienza che le lampadine dal punto di vista di luminosità le lampadine a LED danno. Abbiamo come promesso quando la scorsa primavera abbiamo inaugurato il primo tratto che già ha dato un volto nuovo a una parte del nostro bellissimo lungomare, oggi inauguriamo appunto questo secondo tratto e quindi completiamo tutto il nostro bellissimo lungomare che, come sapete, sarà oggetto anche di altri interventi di riqualificazione ben più consistenti e ben più importanti. Di questo vi daremo notizia quanto prima. Voglio ringraziare l'impresa, voglio ringraziare gli uffici per l'operato svolto e perché finalmente andiamo appunto alla città, ai nostri turisti, a coloro che vorranno passeggiare sul nostro bellissimo lungomare, è appunto un'opera di riqualificazione importante. Abbiamo voluto dare quindi concentrare qui stasera sul lungomare anche un'altra attrazione, ossia una scritta luminosa della città di Agropoli che sicuramente potrà essere un mondo di attrazione per coloro che desiderano passeggiare sul nostro bellissimo lungomare, troveranno un posto, un ulteriore posto dove poter scattare delle foto o farsi dei selfie. È molto importante aver messo l'ultimo tratto delle luci a LED sul lungomare di Agropoli. Il lungomare è molto importante perché è la porta della città e la città diventa sempre più moderna, quindi puntando sul risparmio energetico e anche sull'abbellimento che non toglie, anzi la città ci guadagna sicuramente. E quindi siamo molto soddisfatti di questa crescita, di cui sono certa anche i nostri turisti saranno contenti e vedrete che saranno sempre più numerosi su questo lungomare che è già tanto amato sia dai turisti che dai cilentani e dagli agropolesi. Agropoli è sempre una città all'avanguardia che tutela appunto quello che è l'ambiente anche attraverso delle illuminazioni di ultima generazione, quindi a risparmio energetico. E abbiamo apposto anche una luminaria all'ingresso della città, una scritta gigante che appunto accoglie i turisti ma anche coccola anche i cittadini in un'altra zona della città che si sta ingrandendo ma soprattutto che si sta rinvigorendo anche attraverso delle iniziative di privati. Noi come amministrazione stiamo facendo degli interventi in tutta la città, dal murale in piazza della mercanzia e il restyling della famosa scaletta della Licina, insomma una cura dei dettagli proprio per, ripeto, coccolare i turisti che arrivano in città.